E bella per tutti voi ragazzuoli della domenica. Oggi ci vediamo con una nuova retro top 10. Io sono qua tipo ammalato con 38 di febbre, quindi non dite poi che non vi vogliamo bene. Esatto. Servirebbe un robot Sansa. Esatto. Questa è la top 10, qual è? Quella degli automi, robot e autonomi. E io sono un robot perché sono qua a doppiare anche con la febbre. Pensavo... Bau! Decimo posto c'è cioè Bau de Mega Man, robottino. Pazzo vero. Che... Ma è tipo il cane da $1,000,000, cioè l'ha tirato sotto il postino e l'hanno riassemblato con pezzi di frullatore. È Iron Dog. Esatto. Iron Dog. Essenzialmente è sto robottino che fa. Te fa volare. Te fa volare una cifra. Scava e basta. Voli, è lì che scava. Essenzialmente scava però. No, cioè, scava e scivoli. Devo ammettere che hai scelto il miglior video comunque. Cioè tipo nulla più assoluto. Lo so, ma non si trovava niente di capacità. Cioè nel scene in cui volava. Adesso fammi indovinare. Scende. Adesso il cane scava. Adesso fammi indovinare. Scava. Vabbè raga, lo dico io. Sto cane volendo vola. Sì, ok. Le scene in cui vola però sono talmente brevi che non riuscivo a mettere, quindi alla 9 cosa abbiamo? I patrioti. Il patriota di BioShock Infinite, che sarebbe appunto questo cazzarola di coso che te fa tutta una morale sull'America, la libertà e ste cazzate qua, però a una certa impazziscono e cominciano. Tira fuori un Gatling e ti spara, però molto patriottico come cosa. Con una violenza. L'America nacque nel 1492. No, cos'era nel 1492 che successe? L'America. Sì, sì, fa tipo... Ecco, vedi. No, poi comincia a fare tipo tutte cose sulla religione. Tipo ti dice perché Dio. E comincia a sparare. Stai zitto, sei un automa, tu non provi i sentimenti. E in realtà lui li provava. In realtà no. Aveva un cuore gelido di circuito. Che storia triste, basta, grazie. Vabbè, non morì. Qua no, che ci abbiamo morì. Robot pazzi grazie. Shirazzo e Sectors. Sectors. I robottoni. Quanto cazzo è figa la mossa della rete, quella pazzerella. Sì. Questa. Sì, ma la overspam. Troppo bella, cioè, però. Cioè, tipo, io al torneo di Miyoshi quest'estate, tipo, c'erano tutti che la spammavano in una maniera impressionante. Però la puoi spammare fino a un certo punto, perché se la spammi più di una volta, te se leva la rete. Hai capito? Fai più andare a pesca. Esatto. È un problema. Però. C'è un calo di rete. Però, raga, c'è da dire che Cyrax de offensivo c'ha solo quella mossa, perché va alla piade una persona con la bomba, cioè è impossibile. Dicevo fermi, Iadi. Esatto, l'unica cosa che esatto. C'ha. Porco due, il resto tutte mosse un po' del cazzo. Ma io non la vedo così difficile, sinceramente. No, vabbè, però è abbastanza complicato. Numero 7, immaginare. Mai messo sto gioco in una classifica? Mai, Mai, proprio mai. Ed è fantastico sto robottino, perché lo puoi alzare, allungare, abbassare. Poi tipo è tutto pazzerello. Guarda, poi è carino, non lo vorresti coccolare. È ciuncioso. Dare tanti di quei pugni nella testa. È stortissimo, cazzo. Sì, tipo pare fatto la drizzata degli occhi. No, dei sogni. Esatto. Ho sentito che stanno facendo anche il secondo, poi tra l'altro. Io ci ho giocato fino a un certo punto a sto gioco, però a una certa non mi ricordo perché l'ho lasciato. Però lo vedo perché era difficile. Beh. Sì, lo dici tu. Se avrà superato sto ponticello. No, che no, però. Ci ho giocato per un bel po'. Ah, no, metti a cliccare tutto sullo schermo. A partire da in alto a sinistra fino a scendere in basso a destra. Alla fine risolvi il livello. Vuol dire che hai raggiunto il fondo. Sì, esatto, clicchi tutto. Basta clicchi. Vabbè, qui abbiamo. E questo? Legends. E chi è Legends? Praticamente Legion è un robot. Un iPod gigante. Che diciamo. Questi robot sono programmati. Non mi ricordo com'era la storia. Vabbè, però comunque sono cattivi, ecco. Mentre questo qua si unisce alla tua giurma. Quindi è buono il gioco. Perché esatto. Cioè, è un volta gabbana, è un infame. Esatto, è un infame. È un infame. Oh, poi è utile. Se è buio, questo illumina. C'ha tipo un torcia in faccia. Però ti dice tutte frasi filosofiche. Dai, mi sono cascate le chiavi. Dammi una mano. Che mi illumini un attimo. Non ci vedo un cazzo. Ma questi è buio. Sono quelli che non scopano più. Sì, sì, esatto. Ah, che belli, là. Che carini. Quante storie che sto imparando con queste top 10. Profist. Soprattutto quelli che non scopano. Cioè stanno i robot infami e quelli che non scopano. È un po' una storia triste quella dei Mass Effect. Robot infami, li mandiamo a dormire come pesci. Qui c'è Yes Man. Questo Yes, come non si chiamava Yes Man? Sì, Yes Man si chiamava il robot. Quanto è simpa. Però è troppo figo. Io di questo comprerei volentieri l'action figure. No, era troppo simpatico, riga. Riga. Era troppo simpatico. Riga, era troppo simpatico. Ma che era troppo simpatico. Così. Ma io chiedo già scusa in anticipo per tutti i colpi di tosse e le tirate di naso che farò, sì. Però comprendetemi.
Comunque stavo... grande Manu comunque, cioè vorrei dire, io adesso c'è cioè, bello spoiler. La faccia sembra tipo l'ensulino di South Park. Cazzo, sei, hai messo il finale? Com'è il finale? Com'è il finale? Questo è il finale. Vabbè, Valladino, chi lo sapeva che era il finale? Lo sapevi? Ma la gente sa che quello è il finale. Va bene. È uno dei finali. È ci uno sono dei tanti finali e dovevi andartela a leggere quello pezzo sotto. Quindi. Il robottino di Borderlands, il gioco che effettivamente io ho odiato profondamente questo gioco. E chi ha letto la recensione sulla pagina Facebook che gli ho fatto capirà. Però il robottino era troppo figo. Ma avete visto come tira fuori la cosa di CD quando fa la mossicella? La mossicella. Guarda, boh. Boh. Beh sì, c'è un gran movimento del bacino. Non mi ero mai accorto che tirava fuori il lettore CD, sinceramente. È un cazzo di pervertito sto robot. Bello, comunque complimenti per la scelta di video. Perché? Pensavo ci sono 600.000 robottini che si muovono, che fanno 600.000 robe e cose. Tu anche solo la parte iniziale del gioco si, tipo si muove troppo sto robot. Fa perché veramente... infatti sta fermo? Non mi ricordavo che nel video stava fermo. Numero 3. Perché? Alla numero 3 abbiamo il cane Dog, il dog. Abbiamo Dog. Questo l'ho voluto mettere io perché Dog è il robottino più coccoloso del mondo. Cioè chi ha giocato al Half-Life 2 sicuramente avrà voluto e avrà avuto voglia di accarezzarlo. Cioè almeno a me è capitato ogni volta che ci giocavo. Sembrava veramente, aveva un'intelligenza artificiale che per i tempi era pazzesca, perché era veramente un cane. Cioè ti seguiva, ti difendeva, ma proprio si incazzava quando ti attaccavano. Cioè vedevi proprio che era, ti aiutava a risolvere degli enigmi. Erano tutte cose, sì, tutte cose fatte veramente bene. E aveva proprio l'intelligenza. Aveva proprio l'intelligenza di un cane, però era un robot. E quindi era tipo doppiamente figo. Era un cane robot. Un robot dog. Un robot dog. Basta. In seconda posizione robot. Numero 2. Oh, Clanke. Clanke. Ma questo lascio parlare voi. No, aspetta, era Clanke o Ratchet? Non mi ricordo. No, Ratchet. Ratchet e Clanke. Clank e vabbè, il robot in fondo insomma. Sempre. Ma voi siete voi due. Beh, Manu sbaglia un altro po', no? Cioè io non lo so. Uno fa i video. Vabbè, comunque... adesso arriveranno. Adesso diciamo che potrebbe essere Ratchet come potrebbe essere Clank. Abbiamo fatto questa scenetta per sapere se veramente voi sapete chi è. No, io poi tra l'altro l'ho sempre detto, mi sono sempre schierato da Jack and Dexter. Vabbè, sì, comunque esatto. A me mi faceva impazzire il doppiatore di Ratchet e Clank, ecco. Così voi dovete capire chi è. Fate voi, Ma fate voi. Sai che adesso arriveranno nei commenti, si chiama Ratchet, ma io l'ho detto. Esatto, non potete dire. Si chiama Clank, no, ma infatti. Non poteva che non esserci lei. Glado. La signora del male. La robotta Glado, per eccellenza. La signora del mare. Del mare, sì. Vabbè raga, qua che ci sono tante. Io l'altro giorno, ti ricordate la nella top 10 che dicevo del Companion Cube? Beh, della teoria. Poi mi sono inflippato, mi sono andato a leggere tutte le teorie che girano attorno a Portal, ma sono tantissime, voi non avete idea. Mamma mia. Comunque è proprio un gran personaggio robot. Sembra una macchina per la risonanza magnetica comunque. Effettivamente. Cioè, ci metto, da un momento all'altro mi aspetto faccio. Fa, dai signore, è tutto a posto, non ha problemi. Ma qua ci fa vedere come lo sconfigge o che ne so. Non ho messo il pezzo in cui fa vedere come lo sconfigge perché è poco. Vanus, oddio! Robot! Rob robot. L'utensile più useless ecco, dell'universo. Questa tipo, esatto, useless periferica che funzionava tipo solo con un gioco, se non ricordo male. Ma potrei dire una cazzata ai professori che sanno tutto, poi mi darete conferma. E praticamente dovevi alzare questi dischi, metterli su un altro disco e tutto attraverso questo gioco. Diciamo è più un'icona. E i dischi giravano. Cioè non ho mai capito, e se l'ho provato anche una volta, ma non ho mai capito il reale utilizzo. Diciamo è più un'icona che una cosa che è più una cosa inutile. Sì, vabbè. No. Comunque, cliccate su questi bottoncini, cliccate su quello di YouTube per andare a vedere il canale YouTube e iscrivervi, quello di Facebook per andare direttamente alla pagina Facebook e cliccare mi piace, oppure guardatemi la top 10 di me. Bella.